Grant Jane Solomon, Le prove scientifiche della vita dopo la morte, Armenia, pagina 155. La pellicola mostrava il dispositivo al germanio e i collegamenti con l'amplificatore, ma oltre a questo, al circuito erano state aggiunte due bobine. Il testo spiegava come andavano collegate le bobine e la loro disposizione rispetto al germanio. Ancora una volta il SEG si avvalse della collaborazione del professor Ellison, che gli aiutò a trovare i componenti necessari. Durante la seduta successiva, le guide spiegarono che c'era stata un'interazione o effetto tra il cristallo di germanio e le bobine. La relativa vicinanza delle bobine e la loro polarità erano fattori importanti nella ricezione delle comunicazioni. Una bobina produce intorno a sé un campo elettromagnetico. Questo campo ha una direzione e anche una polarità, ossia i poli nord e sud, vedere figura 3 dell'appendice 2. Ma tutte queste menti perché non spiegano mai il perché della vita? Perché la realtà non è mente, ma coscienza.